Allora, a tutti e a tutte buongiorno innanzitutto. Vi ringraziamo di essere venuti qui questo sabato pomeriggio, che è per noi la prima presentazione della candidata presidente, delle candidate e dei candidati di questa lista dell'Unione del Centro-Sinistra per Santo Stefano. Io mi chiamo Rosa Morevole e sono la candidata presidente a questo quartiere. Questo quartiere che è il nuovo quartiere Santo Stefano, cioè il quartiere che non sarà più solamente Murri, Colli e Galvani, ma che da quest'anno prenderà con sé anche tutto il pezzo del centro storico che si chiama quartiere Irnerio. Quindi oltre al nostro abituale territorio abbiamo acquisito tutta la parte che è zona universitaria e tutta la parte, diciamo, che arriva fino a Via Indipendenza e i viali. Ci teniamo a dirvi questo perché purtroppo questa novità dei quartieri non è ancora conosciuta. Abbiamo un po' di problemi con il vento, però riusciremo a sopravvivere. Dicevo, io mi chiamo Rosa Morevole, sono la candidata presidente, mi occupo di lavoro e di formazione, mi occupo anche di diritti in quanto sono consigliera di parità, sono pubblico ufficiale per il Ministero del Lavoro e mi occupo di contrasto alle discriminazioni in ambito lavorativo. E mi occupo anche di università perché sono anche all'interno del Consiglio di amministrazione dell'Università di Bologna. Oggi vorremmo presentarvi non solo i candidati, ma vorremmo anche presentarvi un po' la sintesi del nostro programma. Da quest'anno i quartieri avranno anche nuove funzioni e questo è l'altro elemento sul quale noi abbiamo costruito il nostro programma. Cioè il quartiere non sarà più una derivazione degli uffici, solamente degli uffici del comune, ma avrà un nuovo compito. Al quartiere viene assegnato il compito di controllo di tutti quelli che sono i servizi alla persona erogati sul quartiere, sia nell'ambito educativo, sia nell'ambito scolastico, sia nell'ambito sportivo, ma soprattutto per quel che riguarda la promozione della cittadinanza attiva, quindi la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alle attività e alle decisioni che come quartiere porteremo, una volta sentite la cittadinanza, al Consiglio Comunale affinché vengano portate con le politiche avanti anche le nostre istanze che partono proprio dal territorio. Il nostro programma sul quartiere si è focalizzato su alcuni punti di sintesi che sono i seguenti. Noi vogliamo un quartiere che abbia una maggiore vivibilità, cioè vogliamo un diverso uso sociale del territorio. Il quartiere, dicevamo, è grande ed è un quartiere anche con tante diversità al suo interno, perché abbiamo dalla situazione collinare, dei parchi, del verde, della collina, fino ad arrivare alla zona universitaria, che è una zona che in questo periodo e in questi ultimi anni ha presentato anche diverse problematiche. Problematiche che stiamo affrontando anche proprio grazie al rapporto con le associazioni, con i comitati di cittadini e cittadini, proprio per risolvere delle piccole, di tutte quelle attività, quelle situazioni anche collegate al degrado, che possiamo risolvere non solo con l'aumento delle telecamere o della forza pubblica, ma anche proprio grazie al rapporto con i cittadini che si prendono cura del territorio. Quindi il coinvolgimento dei cittadini, dei commercianti, degli artigiani, tutti quei professionisti anche virtuosi e delle loro associazioni servirà proprio per promuovere delle azioni vere di miglioramento del quartiere. Tra i nostri punti del programma c'è proprio anche appunto l'ascolto e la partecipazione, proprio perché vogliamo valorizzare e connettere tutta questa forza che emana dall'attività delle cittadine e dei cittadini. Cioè vogliamo prendere e far vivere appieno il discorso della cittadinanza attiva. Per esempio il bilancio partecipato ha alla sua base proprio tutto questo principio di collaborazione tra la cittadinanza e chi in quartiere si occupa e deve raccogliere le istanze del territorio e portarle e farle trasformare in politiche. Non ci nascondiamo dietro a un dito, sappiamo che questo è un quartiere che ha anche dei grossi problemi di sicurezza e di vivibilità, perché soprattutto in certe zone come quella universitaria noi abbiamo dei problemi anche di degrado ai quali dovremo far fronte
durante il prossimo mandato. Vogliamo anche però valorizzare le eccellenze in questo quartiere che per noi, per tutti noi, è il quartiere più bello di Bologna. Noi ci troviamo in un quartiere dove ci sono dall'università ai più grandi musei, i palazzi più belli di tutta Bologna. E noi cerchiamo, ci sono per esempio anche giardini splendidi che sono stati presi in gestione da cittadini e che sono ritornati a vivere e che sono stati rimessi a disposizione della cittadinanza. E proprio anche sul verde abbiamo i più grandi parchi della città di Bologna e abbiamo anche appunto questi piccoli giardini che sono delle piccole chicche gradevoli e disponibili e devono essere resi disponibili per tutti i cittadini. E vorremmo proprio anche sul versante dello sport, che è un'ulteriore delega che rimane ancora in seno al quartiere, lavorare proprio per promuovere anche lo sport su questo territorio, perché lo sport rappresenta anche uno strumento di educazione, di integrazione e anche uno strumento di prevenzione proprio in termini di salute e di benessere e di qualità della vita. Io vorrei, perché ci piacerebbe molto dopo questa presentazione anche riuscire un po' a parlare con voi, scambiare un po' qualche opinione su quello che diremo, vorrei presentarvi i candidati e le candidate che sono presenti nella lista.